Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Nioh da dove ci siamo fermati l'ultima volta. Sono tornato nella regione Tokai. Vorrei provare qualche nuova missione tra quelle che abbiamo sbloccato. Ho visto che qui ce n'è una di livello 145, quindi penso sia un pochino più a portata. Vi faccio vedere solo le statistiche di William. Nell'ultimo video abbiamo livellato un paio di livelli. E siamo a livello 140 adesso. Ho lasciato l'equipaggiamento che abbiamo forgiato di recente, questo set completo Kingo, più i soliti ventagli. L'ultima volta ho provato ad equipaggiare questa doppia katana e la Tajisa Sadamune. Ho cambiato anche lo spirito guardiano e ho messo al posto di Suzaku Aya Komori, perché tra i bonus che ci dà c'è anche l'attacco da dietro e vorrei cercare di sfruttare il più possibile gli effetti bonus del nostro set, tra cui attacco quando il nemico è steso a terra, il colpo finale, e che ho visto fa dei bellissimi danni, e in più l'attacco da dietro. Adesso proviamo ad affrontare i due maestri. C'è Ozoin Inei che ci spiega in cosa consiste questa missione. Gira voce che, non contento di aver battuto questo vecchio pazzo, hai sconfitto anche l'anziano Yajiu. Sai che spesso confrontava la sua tecnica con quella dell'amico Lord Kamizumi Nobutsuna? Oh, ho un'idea. Perché non ti metti alla prova contro di me e Yajiu contemporaneamente? Di certo non avrai problemi a mettere al tappeto due vecchi svitati. Oh. Allora, prima di provare ad affrontarli, mi sono dimenticato di controllare l'equipaggiamento tra gli oggetti in scelta rapida perché ho cambiato qualcosa. Ho messo la granata accecante, vorrei cercare di disorientare un po' questi due maestri. Ho rimesso il talismano spirito guardiano. Vediamo un po' come se la cava Aya Komori, se riesce a stendere questi due maestri. E poi il Makibishi, proviamo a rallentarli anche con questo strumento ninja da posizionare per terra. E poi qui ho lasciato i talismani debolezze Bradipo base, giusto due, e poi il talismano fuoco. Quindi proviamo a rallentarli un pochino e vedere se riusciamo a tenerli a bada, che sono due maestri arzilli. Proviamo. Allora. Poi torno anche. Eccoli qua. Andiamo col Bradipo. Anche lui va? Ecco, perché mi sono incastrato? Sono andato a mettermi nel punto. Lanciamo anche addosso questa. Ok, adesso dovrebbero essere un po' rintronati. Wow, non scherzano, eh? Ecco, sono riuscito a fare qualcosa, ma l'altro non mi lascia tregua. Mi sa che ho sprecato tutto quanto troppo in fretta. Bisogna provare a concentrarsi solo su uno. Proviamo a rallentarlo. Maledetto.
Oh, quest'altro adesso torna alla carica. Wow. Ah già, non trovavo lo spirito guardiano. Ah, non è male anche a Yakomori. Accidenti a loro. Wow. Vediamo se riesco a fare i parry. Avanti. Ok. Sì, quell'attacco lì è micidiale. E poi tra l'altro il bonus attacco da dietro dovrebbe essere eccezionale proprio con il parry, perché quando gli facciamo il parry lo mandiamo fuori tempo, va alle nostre spalle, gli facciamo quel colpo lì con la katana che infilza da dietro e dovrebbe contare come colpo alle spalle, quindi è un'ulteriore strategia per utilizzare anche il bonus attacco da dietro. In più con Aya Komori l'abbiamo buttato a terra e gli abbiamo fatto un sacco di danno, quel bonus lì è davvero micidiale. Togliamo tutto. Perfetto, grazie mille. Missione completata. Oh, bravo, lo ammetto, lo ammetto. Per un attimo sono tornato giovane. Nemmeno io e Yajiu insieme siamo riusciti a battere Kamizumi. Chi avrebbe mai detto che alla mia età avrei incontrato un uomo del tuo calibro? Sono felice di essere vissuto abbastanza a lungo da vedere questo giorno. E abbiamo una nuova lancia divina, più una scatola di medicinali che adesso controlliamo, e gli Zaroi da battaglia. Abbiamo sbloccato un'altra missione, Marobashi nella regione Tokai. Ed è proprio questa qui. Però adesso aspettiamo un attimo, è di livello un pochino più alto. Volevo vedere solo l'oggetto che ci ha lasciato. Eccola qua. Ci dà un bonus competenza che non è male forse. Potremmo utilizzarlo comunque qua. Visto che abbiamo la competenza alta. Allora, prima di andare avanti, però, vorrei provare a sbloccare un'altra abilità. Sempre qui tra le abilità ninja. Perché potrebbe essere un'alternativa molto valida al talismano dello spirito guardiano e quello istantaneo. Vorrei provare a sbloccare questo fuoco di terra. Che una volta piazzato fa diciamo da trappola e fa cadere a terra il nemico. Quindi vorrei provarlo. Vorrei provare di nuovo la missione contro i due maestri. Ci servono 4 punti. E dovremmo esserci. Ok, e andiamo a metterla.
Eccola qua. Magari la proviamo al posto della granata accecante. Proviamo di nuovo. Allora, eccola lì. Metto sempre Makibishi. Poi rallentiamo. Gli togliamo anche la difesa. Ah, non l'ho messa. Sì, non è male. Sì, quell'attacco lì è micidiale. Ah. Ah, maledetti, insieme sono di un fastidio. Ah, maledetto. Vediamo se riesco a fare anche l'altro Perry. No. No, era tempesta, non ce l'ho fatta. Però non sono male le nostre difese adesso, siamo riusciti a resistere. Ah, me l'ha fatto lui. Ma volevo fargli quel break lì. Ah, che maledetti. Si è sbruciacchiato il maestro. Ok. Sì, beh, è abbastanza utile anche la... sono già dimenticato, il fuoco di terra. Non è male, è come
È praticamente come un altro talismano dello spirito guardiano, tipo che schiantano a terra il nemico, quindi è piuttosto utile, soprattutto per utilizzare il bonus dell'attacco del nemico a terra. Perfetto, allora adesso prima di salutarci vorrei farmare ancora un po' di Amrita, quindi torno ancora nella regione Omi e farmo ancora un po' qui dove c'è la missione e la rivelazione del Re Demone come al solito. Ottimo, abbiamo finito un altro giro, adesso vediamo di quanti livelli possiamo salire. Un paio. E io vorrei continuare ad aumentare l'abilità ninja per avere qualche punto abilità in più, perché poi tutti questi oggetti ninja sono molto utili, magari più avanti sbloccheremo qualcos'altro, quindi metterei tutto su destrezza per avere un po' di punti abilità in più. Ok. Non manca molto al prossimo livello, 520.000, quindi possiamo tornare ancora un attimo all'inizio e ripetere giusto la prima zona. Ottimo, abbiamo abbastanza Amrita adesso. Occhio, cazzo, sei on fire. Ce ne possiamo tornare indietro. Allora, vediamo un po' cosa possiamo livellare. Io direi ancora destrezza. Anche perché oltre a ottenere punti ninja andiamo a migliorare anche il danno della Kusarigama, un'altra arma che è piuttosto utile. Però in questo momento vorrei cercare di accumulare più punti e abilità ninja, così nel caso vorrei avere più possibilità, diciamo, sbloccare più abilità ninja. Ci sono anche delle abilità passive che possiamo controllare perché sono sempre utili, essendo passive sono diciamo un bonus costante, quindi non sarebbe male avere anche quello. Quindi siamo arrivati a livello 133 e come ultima cosa vado ancora dal fabbro e vendiamo tutto quello che abbiamo trovato, sempre raro inferiore. Sì, non abbiamo accumulato tantissimo oro, però almeno qualcosina in più, grazie anche e soprattutto al bonus della vendita che abbiamo sbloccato. Allora, per questo video mi fermo qui, spero che questo episodio di Nioh vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!